Questa puntata di Insiders, siamo in ufficio e infatti ci sono tutti qui che fanno finta di lavorare come fanno tutti i giorni. È una puntata multimediale questa qua, la facciamo dal vivo e io mi siedo e la faccio guardando in un'altra telecamera che non è quella del cellulare. Andiamo ad analizzare cosa non ha funzionato nel comunicare la pandemia. Partiamo dalle dichiarazioni delle principali autorità nazionali a cavallo tra gennaio e febbraio 2020. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che è limitata la possibilità di trasmissione da uomo a uomo. L'Italia non deve avere paura. I cittadini che in questo momento ci ascoltano, i telespettatori, non devono avere paura. Siamo in collegamento con Roberto Burioni, che ci ha appena detto che in Italia il virus non c'è, che se qualcuno volesse volontariamente contagiarsi, lui non saprebbe cosa consigliarli, perché praticamente in Italia non è possibile al momento il contagio. In questo momento, nella nostra regione, noi contiamo circa 85.000 pazienti con l'influenza, quella stagionale. Quella sì, causa dei decessi, quella sì, causa dei decessi, quella sì, e sono 85.000 con l'influenza stagionale e 2 con l'influenza coronavirus. Questo dà la dimensione di quanto gli allarmismi sono infondati. Attenzione, qui nessuno vuole incolpare chi ha rilasciato queste dichiarazioni in una prima fase molto convulsa, per quel che possiamo ritenere a tutti gli effetti un cigno nero. Il Black Swan, teoria alla quale è ispirato proprio il nome della società, Zwan. Il paradosso è che in questi casi gli esperti sono di solito i peggiori nel prevedere i cigni neri. Rispetto però a quanto ci si poteva attendere, la diffusione a livello internazionale di questo virus è stato molto inferiore rispetto a quanto è capitato ad esempio per la SARS nel 2003. Questo piccolo libricino che trovate forse ancora sicuramente su Amazon e forse in libreria, abbiamo provato ad analizzare, sono i 5 errori che sono stati commessi durante la comunicazione di questa crisi pandemica. Vediamo il primo errore. Il primo errore, forse quello più grave, è stato quello di porre delle linee guida fisse che portavano inevitabilmente ad un falso senso di precisione e di tutela del contagio. Se vuoi bene all'Italia, devi evitare il rischio che il contagio si diffonda. Come lo puoi fare? Non bisogna mai avvicinarsi, bisogna rispettare le distanze di sicurezza, almeno un metro. Cioè dire bisogna avere la mascherina e stare a un metro di distanza. Questo effetto si chiama effetto Peltzman. Prevalentemente si cercava di aggiungere delle nuove normative che rendessero più sicuro l'andare in automobile. Per esempio la cintura di sicurezza. Questa teoria suggeriva che la regolamentazione non aveva però diminuito i decessi in autostrada. Secondo Peltzman la regolamentazione era nel migliore dei casi inutile, mentre nel peggiore dei casi addirittura diventava controproducente, perché le persone si sentono più sicure grazie agli strumenti introdotti e di conseguenza assumono più rischi. Facciamo questa ipotesi: tutti vogliono proteggersi da un pericoloso virus che sta uccidendo le persone in tutto il mondo, ma imporre regole invece che dare delle spiegazioni ha diminuito il livello del rischio percepito del pericolo e, cosa più grave, ha abbassato il livello di credibilità e di reputazione di chi quelle regole le stabiliva. Il secondo errore è stata la continua ricerca del colpevole e dell'untore. Con i parenti bisogna stare attenti. Ma è capitato di trovare gente che faceva footing in mezzo alle famiglie e ai bambini. Non è possibile. Per un intero anno sui social network, sui media tradizionali, in televisione, sulle testate dei quotidiani, vi è stata una corsa all'accusa. Accuse per giunte aggravate dal fatto di essere poco scientifiche e decisamente fuorvianti. Ricordiamo tutti l'elicottero in spiaggia. Lo stanno raggiungendo. Sì, il pilota si sta spostando repentinamente per nascondere. Il primo uomo è stato... Allora, vogliamo... state comunicando con i vostri colleghi giù? Sì, abbiamo subito allertato l'unità navale che è intervenuta arrivando sul posto. Sono scesi due colleghi che hanno subito identificato il soggetto segnalato. Questo uomo da solo su una spiaggia che non dava fastidio a nessuno, braccato come fosse Pablo Escobar in fuga. Oppure gli insulti dal balcone a persone che magari stavano solo andando a lavorare. Cioè, la
la ricerca del nemico ha spesso portato a scontri generazionali che nulla hanno a che vedere con aspetti di salute pubblica. È diventato un continuo noi contro voi, i giovani contro gli anziani, i giovani egoisti magari contro gli anziani, ma perché non se ne stanno a casa solo loro visto che muoiono solo loro? Andate in vacanza, c'è il bonus vacanza. Ah, attenzione, per colpa di voi che siete andati in vacanza, dobbiamo chiudere di nuovo tutto. Oppure, apriamo le discoteche? No, non cattivi vanno in discoteca. Oppure, apriamo le palestre? Gli egoisti vanno in palestra. Insomma, si è creata una grandissima confusione e una continua ricerca di colpevoli, laddove colpevoli non ce n'erano. Errore numero 3. Ne sono solo 5, eh? Dare parola e visibilità ai cosiddetti esperti. Sì, 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 vacciniamoci. Sei tranquillo, vuoi stare i nonni, non baciare. Sì, 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 vacciniamoci. Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu. Sì, quello che è mancato nella comunicazione ufficiale del virus è un'umiltà epistemica che poteva permettere di dire non lo so o di evitare di pronunciarsi in modo esplicito e contemporaneamente continuare ad analizzare e rianalizzare le proprie idee e le proprie elaborazioni degli eventi. Ma voglio chiarire una cosa, un aspetto. Il virus riesce a passare in tutte queste mascherine. Le mascherine alla persona sana non servono a niente. È fondamentale ricordare ai cittadini che è fondamentale la mascherina. Come vedete io non porto la mascherina, normalmente non la porto. Tutti quegli esperti in TV con opinioni totalmente diverse tra loro, dissonanti, ha alimentato il caos e la confusione su un fenomeno sul quale neanche loro avevano giustamente avuto risposte esatte. Quindi quando mi vedrete nei prossimi giorni in questo modo, non spaventatevi, sono sempre io. Citando i Taleb, pensiero lenti e veloci, il problema degli esperti è che non sanno ciò che ignorano. Soprattutto questo modo di comunicare non si è interfacciato bene con il modo in cui le persone costruiscono la loro conoscenza. Le persone che stanno male, telefonicamente riteniamo che siano infette, gli andiamo a fare la diagnosi. Perché la diagnosi, secondo me, è un diritto alla salute, fa parte del diritto alla salute e va rispettato. Dopodiché pensiamo che dice Bassetti, scusa un attimo Crisanti, che Bassetti voleva dire una cosa. Bassetti, prego. No, ma quindi voglio dire, se ho capito bene la proposta è, siccome il presidente Zai ha detto che ci sono 2 milioni di persone, ci saranno di fare 2 milioni di tamponi. Ragazzi, sta per arrivare l'errore numero 4. La presentazione quotidiana dei bollettini. Partiamo con i dati di oggi. Oggi si conferma una diminuzione del trend di crescita dei contagiati con un incremento complessivo delle persone contagiate di 3.039 rispetto a ieri. In una comunicazione massiva, i numeri e le statistiche, per quanto utili e rilevanti, non creano minimamente una storia. Comunicare in maniera efficace vuol dire trasmettere un messaggio chiaro e comprensibile a tutti. I problemi principali dei bollettini quotidiani sono stati i seguenti. Punto primo, non avevano alcun valore statistico, in quanto ogni giorno sono stati fatti tamponi a un numero differente di persone, di categorie sempre diverse, magari un giorno c'erano più anziani, un giorno più giovani, non si sa. Hanno portato a una forte desensibilizzazione e abitudine. Cioè, per esempio, se pensiamo a quante volte ci è capitato di dire «Ah, vabbè, oggi sono morte solo 200 persone». Certo, magari sono meno di 1000, ma non ci sono altre malattie nel nostro paese dove muoiono 200 persone in un singolo giorno, eh? Terzo punto è non sono dati di facile interpretazione. Quali dati dobbiamo guardare? I ricoveri? I morti? Oppure i contagiati? Ultimo errore, forse il più pericoloso, paragonare la pandemia ad una guerra. Siamo in guerra, è stato detto, serve forse qualche norma, come dire, di guerra, chiamiamola così. Beh, mi pare che qualcosa si stia già facendo. Il Capozzo, un collega che lavora per la concorrenza, un bravissimo giornalista, un grande inviato di guerra con cui ho condiviso molte esperienze professionali, ma una guerra così non l'avevamo mai vista né noi. È una guerra strana. Paragonare la pandemia a una guerra può sembrare una cosa innocua. La guerra trasmette urgenza, unisce le persone, magari le unisce contro un nemico comune che può essere considerato, che ne so, il virus. Solleva il morale, facendo sentire gli operatori sanitari in forte difficoltà, in prima linea. Tuttavia, però,
come hanno sostenuto gli antropologi, mettere in relazione medicina e militarismo svolge un lavoro morale e soprattutto politico. Questa analogia è sbagliata e sottilmente pericolosa, perché a differenza della guerra che divide le persone, le pandemie richiedono una risposta collettiva. Non c'è, in senso letterale soprattutto, un nemico. Il virus non è che ci odia, non odia le persone, non vuole uccidere nessuno, non sa neanche che esistiamo. Rende accettabile il fatto che per combatterla muoiano dei medici e degli infermieri, che sono dei soldati in prima linea da mandare in battaglia. Le parole descrivono il mondo in cui viviamo e contribuiscono soprattutto a crearlo. Agiscono su ciascuno di noi e ci portano a compiere azioni in un determinato modo invece che in un altro. Per esempio, il collettivo bolognese Wuming dice: una cornice retorica è un sistema di metafore che determina il nostro modo di pensare. Se descrivo la vita nei termini di un viaggio e quando sono di fronte a una scelta parlo di un bivio, io sto già ponendo il mio interlocutore davanti ad avere solo due scelte, quella A o quella B. Il bivio è formato solo da due strade, da due opzioni. Questo mi impedirà di vedere che magari ci sono infinite possibilità. Ecco, allo stesso modo, se parlo del contenimento di un contagio, come di una guerra, con i caduti, gli eroi, i martiri, i bollettini giornalieri dal fronte, gli ospedali come trincee, le battaglie quotidiane, gli alleati, il virus che diventa un nemico, beh, questo che fa? In tempo di guerra, chi esprime delle critiche sulle condotte dei generali, che diventa? Un disertore. Chi non si allinea al pensiero dominante, che cos'è? Un traditore, un disfattista. E come tale viene anche trattato. A forza di evocare metaforicamente il concetto di guerra, ecco che la guerra arriva davvero.